Bentornati sul canale di Access 00, bentornati a un nuovo episodio di Super Mario Sunshine. Siamo alle sabbie rosse, andiamo all'episodio 6, cioè ripulendo sabbie rosse. Quindi presumo che dovremo ripulire un po' questa zona. Abbiamo un bel po' di soli, siamo a più di 52 se non ho visto male. Quando ho iniziato la partita, sono ripartito, diciamo così, nella partita. Ripartire nella partita, iniziamo subito malissimo, direi. Comunque, wow! Ma sembra la faccia! Che c'è? C'è il tempo stavolta per ripulire. Ok, diciamo che nello scorso episodio ci siamo fatti un po' le ossa, con quelle mante anche, per la pulizia. E adesso c'è da ripulire sul serio, però. È tornata la melma elettrica. Dove? Ovunque. Lo vedo. Quindi ci sarà... Cioè, questo potrebbe essere un bel casino. No, Ale, non così, volevo fare questo. Sapete che non lo so dove come faccio prima esattamente? Però io faccio un po' così, ok. Poi ripuliremo un po' tutto piano piano, eh. Intanto vediamo un po' di fare per bene. 2 minuti, non ce la farò mai in 2 minuti e mezzo, no? Facciamo così? No, non funziona. Ok, Ale, no, esci di qui. Per l'amor del cielo, Ale, esci di qui. Ok. Magari forse non devo proprio fare tutto. Basta anche qualcosa di un po' più leggero, più tranquillo, più rilassante. Non mi sembra di star facendo un gran lavoro. Ok, no, fermi, beh, allora ce la facciamo forse. Devo stare un po' più attento, ma insomma possiamo anche farcela, ecco, magari. Se facessi le cose un po' con più attenzione sarebbe meglio. Dubito che ne usciremo vincitori, almeno per il fatto che manca già 1 minuto e 50. In teoria sono 3 minuti. Non è passato molto tempo, per la verità. Quindi forse possiamo anche provare a farcela. Non lo so, 40. Che ogni tanto mi si addormenta il personaggio e quindi non riesco bene a gestire la situazione. Forse fare questo... Non lo so se è meglio o no usare R invece che ZR. Sarebbe da provarlo un po' meglio. Allora, proviamo a fare una pulizia un po' generica prima. Ok. Vai così, ho detto pulizia generica. Poi non è vero niente, non l'ho fatto assolutamente. Ci sono da lavare anche loro? Non lo so, io intanto passo qui. Perfetto. 1 minuto e 10. Me lo dà già come lavato? Ma non è vero. Cioè, manca tutta sta roba. Però si è fermata... Si è fermato tutto. Grande, non pensavo che ce l'avresti fatta così facilmente. C'è una percentuale allora di pulizia da fare. Cioè non è il 100%. Ok, è un po' semplicistica la cosa. Un po' approssimativa mi sembra la cosa. No ragazzi, non trovate anche voi? Un po' tanto approssimativa. Io mi aspettavo di dover ripulire tipo tutto in maniera proprio sopraffina, tutto quanto, in maniera veramente maniacale, tutto quanto. Invece così non è andata. È stato decisamente molto molto più semplice, molto più facilotto. Molto più facile di quel che pensavo comunque. Estremamente più facile di quel che pensavo. Alla fine meglio così, intendiamoci. Non è che mi lamento. Per una volta che il gioco ti dà la possibilità di fare qualcosa in maniera un po' più semplice del normale, va più che bene così, ci mancherebbe altro. E ripulendo sabbie rosse, questo è quello che è. Quindi Mario Ombra va in hotel. No, non lo devo inseguire in hotel, vero? Giusto? Non devo inseguire Mario Ombra dentro l'hotel. Perché ve lo ricordate tutte le scorciatoie che ci sono lì dentro? Se inizia a prenderle Mario Ombra è la fine. Cioè semplicemente non lo ritrovo più manco a pagare oro. Cioè non esiste sta cosa. Tanto qui continuo a farci fare questa cosa. Ma va bene, d'accordo, ormai l'ho capito. Quindi entriamo. Parliamo? Parliamo. Mario, dentro c'è un piantagrane che è identico a te. Vai a dare un'occhiata, dai. Ok, d'accordo. Ora tutto sta a vedere. Alla faccia. E sfermati una. Sfermati. Il nuovo modo di dire fermati è sfermati. No, no, no. Allora. Che è? Ah! No! I buchi si trasformano in lui! No, la telecamera che si muove al contrario. No, di come dovrebbe. Dov'è andato? Sarà qui dentro? Non lo vedo. Eccolo qua. Ok. Bloccati! Maledetto vigliacco che non sei altro! No,
Tu sei un Boo. Tu sei quello vero. Non ti vedo più. E c'ho la telecamera spostata. Dov'è? Ma sei rimasto qui? Dov'è? Dove è andato? Eccolo. No. Non so più dov'è. L'ho perso. L'ho palesemente perso lì. Qui ci sono altri Boo. In una di queste casse magari si è nascosto. Perché era la porta, ma non lo vedo più adesso. Tra l'altro lì guardate, c'è una moneta blu. C'è una moneta blu. C'è il modo di prendere la moneta blu qua. Forse è andato qui dentro. Ok, me lo sono palesemente perso. Allora, ragioniamo un attimo. Che ho preso? Ah, il Boo. Ragioniamo un attimo, c'è una scorciatoia. Sta telecamera però non aiuta qui. C'è una scorciatoia qui? Premendo giù? Magari? Dov'è finito? Allora, qui non c'è, ok. È probabile che sia da qualche parte qui perché ho sentito che... È ripartita la musica? Era ripartita la musica. Quindi quando ci avviciniamo riparte la musica. Allora è qui dentro. No. Dove cavolo? Aspetta, Mario, non ti incastrare però alle porte. Dove sei? Forse è qua. No. Questo è un altro Boo. È qua su in alto. Ma anche no. Io scendo. Eccolo. Ma vigliacco che non è altro. Ma ha rifatto il giro. Ma come fate ad arrivare fin lì? Scusate, non l'ho proprio visto io. Cioè, non lo prende più? Forse con un salto del genere mi ha fregato prima. Ehi, ma come sei fastidioso. No, tu lo sei tantissimo. Anche Boo, dove va lei? Stia fermo. Gentilmente. Ok, non ho uno Yoshi per mangiarla, quindi si rilassi. Si calmi, si tranquillizzi, si rilassatizzi e con colmo. Famoso colmo, perfetto. Incrocio tra calma e comodo. Ma va bene così. L'importante è aver fatto livelli a profusione oggi. Cioè, già due livelli velocissimi quando qui per ora erano stati... tutti molto molto complessi come livelli, ve lo ricordate? Anche i tempi, insomma, erano molto lunghi questi di Sabbie Rosse. E invece gli ultimi due sono stati molto rapidi. Monete rosse in hotel. Questo potrebbe essere un guaio, perché ora, ok, so come gestire un attimo la situazione nell'hotel, però potrebbe essere un problema molto molto incasinato. A breve, potrebbe succedere in maniera rapidissima che tutto si trasformi in un guaio. Perché se ci mettono dei blocchi alle porte, qualcosa del genere, diventa un labirinto ancora più di quello che è già normalmente. Entra Mario, ti prego. D'accordo, me lo devi dire sempre, quindi d'accordo. Non lo so, che è questo? È un bottone. Raccogli 8 monete rosse prima che scada il tempo. In bocca al lupo, non ce la farò mai. Uno. Andiamo su. Passiamo dai bagni prima. Non lo so, la butto lì. Qui non c'è niente. Nell'altro bagno ce n'è una. No, era un personaggio. Sì, ce n'è una. Ok. C'era anche il personaggio, ma era una moneta. Cioè, c'era anche la moneta. Quindi siamo a due. Poi saliamo. Chissà se le porte sono tutte aperte qui oppure no. No. Quindi devo passare di sotto per entrare nelle porte. Va bene, allora facciamo una cosa prima. Gestiamo un attimo la situazione in giro, senza andare nelle porte. Devo passare dai bagni, intendo, per andare nelle porte. Ok, questa si apriva? Sì? Ma forse si aprono, perché io non ho provato. Qui è aperto e c'è una moneta rossa, perfetto. E quindi siamo a 5 su 8. Ora, una potrebbe essere nel soffitto. Quindi, apriti. Ok, vediamo se queste porte si aprono. Questa è già aperta addirittura, alla grande. Vediamo un po' se c'è nel bagno. Prima una, no. Quindi saliamo. Sali, Mario. Perfetto, non ci sono Bull, che è bellissimo. È che non vedo neanche monete rosse. Il problema è quello.
Eppure, davvero, neanche una moneta rossa qui? Ci sono monete blu, ma non vedo monete rosse da nessuna parte. Non ci credo. Tutta sta strada per niente. E neanche una moneta rossa. Va bene. A questo punto, allora... Che è quello là? Uno spazzino? Ah, sì. Ok. Vabbè, tranquilli, tranquilli, tranquilli. Scendiamo qui, allora. Tanto una stanza vale l'altra per tornare giù. Ok. Qui si riscende. Dovrò mettermi a controllare le porte. Ah, e sono pure chiuse. No, sono chiuse. Dannazione. Vabbè, allora facciamo questo. Ok, vai giù. Poi passa di qua. Tanto le devo controllare, perciò è abbastanza useless. Non le trovo, ragazzi. Non credo di riuscire a trovarle tutte le monete rosse. Ci si passa direttamente dal quadro? No. Se faccio questo. Ok, funziona. Qui non c'è... c'è una moneta rossa qui? Che ho detto monete blu, monete rosse, monete rosa. Non lo so, ci sono monete di tutti i tipi in questa zona. Ma che è sto casino. Questo me lo ricordo. Vai, posizionati, gentilmente, muoviti. Grazie. Sei. Di qua non vedo monete per... ce n'è una lì. Com'è che ci si arrivava di là? Dannazione, com'è che ci si arrivava di là? Mica me lo ricordo. Cavolo, non me lo ricordo. Forse passando dal tetto, ma... Ah, è un casino, è un casino. Siamo a 7 comunque, siamo a 7. Siamo a 7 con quella. Allora facciamo una cosa. Partiamo dall'alto. Ritorno su. Forse ce la facciamo. Forse. Vediamo un po'. Anche se non ho idea di dove siano quelle rimanenti di monete. E non ho idea del perché sono passato da qui. Anche se si poteva scendere da qui, no? Sono più che sicuro che qui ci fosse. Sì, vabbè. Ma no. Perché siamo nel posto giusto, capite? Quindi... Ok, passiamo di... Cioè, una volta che... Vabbè, lasciamo stare. Lasciamo stare. Vai a quel paese, maledetta mattonella, che non vuoi aprirti come ti devi aprire. Passiamo di qui un attimo. Quindi, tetto? Sì, va bene. No. Vai. Vai di qua. Perfetto. Voglio andare in quella stanza. In questa. In questa. In questa. C'eravamo già stati? Era quella dove c'ero passato prima. Mi sa anche di sì. Quindi ok. Qui non c'è niente. Qui però c'è una mattonella. E siamo ritornati qui. E io non ricordo come si fa a passare dall'altra parte. Maledizione. Che fregatura. È che ne mancano due. Non ne manca una, capite? Cioè ce ne sono due quelle che mancano. Non una sola. 8 secondi. Io ne ho viste 7. Dov'è l'ottava? Dov'è l'ottava? Cavoli. Cavoli l'ottava. Ce n'è una all'uscita di quella porta e l'altra dove diamine è? Questa è più critica del previsto. Più che altro mi ha scalato una vita. Ok. Ci rivediamo direttamente lì dentro quando riesco a prendere la settima e l'ottava, allora. Vi taglio tutto, tanto l'abbiamo... Abbiamo girato abbastanza questo hotel, obiettivamente, quindi ci si può stare, ecco. E io tutte le volte devo ripassare da fuori. Ah, che strazio.
Ok, quindi c'è questa stanza, se si cade dal tetto, dove c'è una moneta blu. Ma va bene, sono contento di aver preso la moneta blu a caso, ma non è la stanza dove volevo andare io. Io volevo andare di là, guardate, c'è l'altra moneta rossa che ci manca tra l'altro di là, e non ho idea di come arrivarci. Ok ragazzi, allora ci siamo. Almeno credo, mi sono fatto un bel giretto. E una cosa che vi consiglio di fare, proprio una cosa che vi consiglio tantissimo di fare, cioè farvi un giretto prima in tutto l'edificio, in modo di farvi almeno una sorta di mappa mentale su dove si trovano i vari oggetti eccetera. Magari sbaglierò, anche stavolta intendo, però almeno sapete più o meno dov'è che dovete andare a parare, grosso modo. Tipo ora io so dove devo... Vedete, io ho già sbloccato tutto qui, ora me l'ho dimenticato già, perché sono io. Ma vedete, ho già sbloccato tutto e quindi non devo stare adesso ad aprire le varie cosette. E tutto ciò è estremamente, estremamente utile, perché velocizza tantissimo tutto quanto, ma proprio tantissimo. Vi permette di andare spediti, sparati proprio nei luoghi giusti, se sapete più o meno, e fate anche dei gran tempi in pratica facendo così. Comunque, sono già, guardate, sono già alla 6, manco è passato un minuto e ho perso tempo in ogni caso, ho perso tempo. Passato un minuto e siamo a 6, grandi. Ottimo, quindi adesso, dove sono quelle monete rosa che io... Monete rosa? Monete rosse? No, cremisi, come qualcuno ieri sera mi ha detto in live di Super Mario Maker su Twitch. Bellissimo. Mi avete detto 27.000 colori gialli, cremisi, viola, rosse. Beh, avete ragione, perché io l'ho detto di tutto, era veramente stanco ieri sera. È stata una tragedia assurda. Però vi ringrazio tutti perché è stato estremamente divertente, onestamente. Oh, allora, questo era il modo per scendere, come vedete. Poi se andate di qua c'è una moneta rossa. Poi non credo ce ne siano altre qui, ma bensì che quell'ultima moneta rossa sia qui sotto, quella che ci manca. Perché ve lo ricordate? Ed eccola qua. Tac. Perfetto, neanche due minuti. Grandissimi in questo modo. Grandissimi. E ho perso tempo. Rendetevi conto voi di quanto si può fare alla svelta, se si sa dove andare, se ci si ricorda la strada, se si impara un po' la strada prima di premere il bottone. Perché il primo va premuto, perché bisogna vedere dove sono le monete rosse, e quindi prima o poi bisogna, insomma, una volta più o meno bisogna sbagliare. A meno che non si sappia più o meno come arrivare nelle zone, perché io le avevo viste le monete rosse, ma non riuscivo ad arrivarci. Anche se forse la prima volta me ne mancava una da vedere proprio, mi sa. Ma la figata è questa, è che tu puoi esplorare esplorarti il livello prima di premere il pulsante e ti rimane sbloccato tutto quanto, come avete potuto vedere. Tutte le varie zone erano completamente sbloccate. Cavoli, tutta un'altra storia, no? In questo modo. Ora, il mio dubbio è, avevamo preso i soli in più qui? I soli supplementari? Sarei quasi per procedere, Però, il mistero e il mistero della hall. Ci sono due misteri anche qui. Io prima di prendere i soli speciali direi di procedere un altro po', perché alla fine questi sono supplementari. Se ce li rivediamo subito ci ricordiamo anche come sono fatti. Quindi facciamo una cosa, per ora andiamo avanti, ci ritorniamo, tanto li prendo tutti soli, tranquilli. Quindi ci ritorniamo. Ora dovremo proseguire con un altro mondo, perciò, perché questo è completato. Quindi lui mi dice di andare lì al delfino, ed è quello che faremo. Ed è quello che faremo adesso. C'erano altri mondi che io non ho sbloccato. Quello del cannone l'avevo finito. Questo l'ho finito. Sto pensando se c'erano altri mondi al momento disponibili oltre a questo. E onestamente non mi viene in mente niente. Quindi per adesso andiamo qui. Mi avete detto che si sblocca allo stesso modo di come si sbloccava Super Mario 64. Ora, Super Mario 64 ricordo che dovevamo guardare tipo in su per sbloccarlo o qualcosa del genere. Qui bisogna guardare il sole, quindi. Figata, figata. Stappa la cascata. Baia dei Nuki o Noki. Noki, saranno Noki, no? Che cosa sono i Noki? A proposito, ora che ci ripenso un attimo. Bello, cavolo bello questo. Cavolo bello. Ma tu sei il maestro di Sirio, dei Cavalieri dello Zodiaco, che c'hai la canna da pesca, ma sei tu. Sei tu. Di la verità che sei tu e mi vuoi istruire alle arti e far diventare un cavaliere d'oro. Di la verità. Lasciamo stare questi piccoli dettagli. Ah, benvenuto. Lei deve essere Mario. Anzi, il signor Mario.
ma sta pescando in terra vermi? Che pesca? Abbiamo sentito molto parlare di lei. Per un vecchio pescatore come me, la vita scorre tranquilla. Ultimamente però c'è qualcosa che mi preoccupa. Dio un'occhiata lassù. Oh cavolo. La tanta talpa che sputa schifo. Tinteggiatura? E poi arriva Splatoon, perché ci siamo. Cavoli, salire è tosta, eh. Qualcuno, non so chi, ha tappato la cascata. Per questo la nostra bella baia è così inquinata ora. Non posso più neanche pescare. La prego, esaudisca il desiderio di un vecchio pescatore. Tolga quel tappo, come dicevo. Come dice? Davvero lo farà? Oh, sono commosso. La ringrazio di cuore, buon uomo. Faccia solo attenzione a quel tipo lassù. Eh sì, l'ho notato. Il guaio è che io non ho Yoshi. Che lì c'è una moneta blu e io a occhio e croce qui nel mare non ci posso cadere. Quindi immagino che prima dovrò ripulire la cascata o andarci in un altro livello a prendere quella moneta. Continuo a... cioè, di qui ci si sale, ma la vedo male perché c'è quell'affare che sputa schifo. Quindi aspettate un po' che torniamo indietro. E... mamma mia. Salto in alto completamente inutile, useless. Perfetto, ma è andata bene. Ho detto, proviamo a passare di qua, che magari scopriamo cose nuove. Tipo... laggiù c'è un razzo e credo ci si possa anche arrivare se... passo da queste piattaforme. Sono salti un po' rischiosi, ma penso si possa fare. Però, per ora limitiamoci a fare quello che ci ha detto il vecchio, cioè a liberare qui la zona. E lui mi dice di salire. Ora, a occhio e croce. A occhio e croce. Bene, ce la facciamo. Molto più a croce che a occhio. Ma d'accordo così? Vi preoccupate. Certamente. Sembra più una friggitrice, questo rumore, più che una corda, ma va bene. Ok, almeno non era il metodo per salire, giusto? Oh, cavolo. Ma ci sono salito? Questa è ripresa direttamente da Doom. Cioè, hanno giocato a Doom qui gli sviluppatori, effettivamente. Ok, io ora devo passare di là. Uno, due, non lo so, ci provo, zitti tutti che va bene così. Ora, ripuliamo un attimo questi schifi. Che tanto... ah! Quindi bisogna ripulirli. Fantastico. Figata questa. Ma quello come... come ci arrivo? Dai, che ti ripulisci da solo! C'è rimasto lo sputo! Dai! Mario! Me l'ero immaginato che succedesse quello. Quando ho visto spuntare questo blocco qui, ho detto, allora se pulisco lì in mezzo, spunta anche quello nel centro. E infatti ha funzionato. Figo. Vai! Qualcuno mi diceva che questo gioco è stato criticato proprio per il level design. Ma a me onestamente piace veramente un sacco invece il level design di questo gioco. Ma proprio tanto. No! No! Non doveva... finire così. Stai attento perché non c'è acqua da prendere qui, in più. Quindi devo stare molto attento. Dov'è che devo andare? Di là. Perfetto. Quindi risaliamo un attimo. Chiedo scusa per questo mio errore, ma è tosto, è tosto. Bisogna capire bene che cosa si sta facendo e dove si sta andando soprattutto, perché sennò va a finire molto, molto, molto male. Io sta ruota non ho ancora ben capito a che serve, però va bene. Cioè, lasciamola lì, ma fastidio non dà. Allora, devo aiutarmi un po' con i jetpack, diciamo così, per passare correttamente in questi posti, perché se no mi frega. Ok, ripuliamo un po' questa zona. Ora, il punto è... quell'altra... quella zona laggiù si riforma. Quindi è inutile ripulire tutto ogni volta. Mentre... No, ho sbagliato. No! Questo devi fare! Sì, va, può funzionare. Dai che funzioni!
Io non capisco l'utilità di questi affari. Vi giuro che non la capisco. Come direte, ma come? Ma è evidentissimo! Lo so. Ma sono io che non capisco. So che è evidente. Sempre evidente quando faccio... Quando le cose io non le capisco. Sono sempre più che evidenti. Solitamente. No. No, Mario. Ok. Perfetto. No. Dai che ci sei. Come salgo? No, 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 no. Tra l'altro, evitiamo di sprecare cose. Cioè, per cosa intendo acqua. Dov'è l'ultimo rimasto? È rimasto uno spruzzetto da qualche parte? Onestamente, non vedo assolutamente niente. Quindi, come diavolo ci arrivo di là io? Aspettate. No! No, volevo fare un'altra cosa. No, allora me la fai fare gentilmente. Ah, non fa il salto a parete? Ah, non lo so, passiamo di qui dietro? No. Spettacolo. Sì, e qui dove vado io? Non credo fosse questa la strada, occhio e croce. Forse avrei dovuto smuovere quella ruota, vero? Aspettate un po'. La famosa ruota che non serve a niente. A vedere che è non utilissima. Di più. Tipo, se io mi ci butto. No. Allora, proviamo a fare la culata. Mi sembra funzioni molto. Tra l'altro là ci sono dei pulsanti da premere, immagino. Proviamo così. Gliene frega niente. Io ho finito l'acqua. Il problema è quello. Ma no. Semplicemente andiamo qui. E qui c'ero già stato. Ah, maledizione. Non mi basta l'acqua. Cinettaccio. Cioè, cinettaccio. Touch è relativo. E quindi ora? Aha. Forse. No, non ci arrivo. Quindi quello lassù non di sicuro. C'è qualcosa che non vedo? Questo livello è più criptico del previsto. Allora, arrivaci. Ma ora ho finito l'acqua. Non ci arriverò mai più là. D'accordo, d'accordo, ci proviamo. Finita non male, peggio. E vabbè, ma tanto se non posso ah, ma si ripristina l'acqua allora in questo schifo. Ma ditelo prima allora. Cavoli. Io non lo sapevo mica. Cioè, lo davo per scontato che entrando nello schifo non potessi riprendere l'acqua, no? Mi sembrava abbastanza palese la cosa. Palese. Evidente, cioè più che altro scontata. Ora l'ho detto. Il termine giusto era scontata. Va bene, allora ci rivediamo lassù in alto. Io riparto e... Anzi, prima ci prendiamo insieme quella. Allora, a sto punto. Ok, ce l'ho fatta, non si sa bene come. Non è vero, non ce l'ho fatta. E non funziona esattamente come a Zelda. Ok, ci riprovo. Non veda che... l'altezza è quella, ok, perfetto. Grande Mario. Un salva forse era meglio. Sono piuttosto tranquillo perché tanto abbiamo le monete che le troviamo in giro per riprendere energia. Quindi non è quello il guaio. Al momento, se non altro. E... ok. Allora, saliamo. Ci rivediamo lassù. Oppure... fermi un po'. Perché ho visto che lì eravamo rimasti praticamente bloccati. E se io provassi ad andare da quest'altra parte... da quest'altra parte prima? Cosa avevo detto? Non lo so, ma è andata. Vai ora.
Ok. Ah, quindi andiamo lassù in alto, avete visto? Ci si arriva, Ed, con quel salto, con quel balzo enorme che si fa. Siamo all'inizio, ragazzi, quindi dobbiamo un attimo... In certe zone si può riprenderci un po' di acqua senza subire danni, mi sembra. Forte. Ok. Ho detto, esploriamo, va prima. Aspetta. Che c'è qui dentro? What? C'era la musica del dungeon, ma non ho ben capito dei classici dungeon di Mario. Il livello 2 in pratica, sentite? Che cos'è? È bellissimo. Ok. Sapete che Odyssey forse un po' ha ripreso questo per certi, per questa cosa, se non altro. Non doveva finire in quel modo, ma è andata. Sono vivo, non si sa per quale grazia divina, ma è andata. E si è smosso roba, perché ho sentito smuovere roba di là. Quindi, non lo so, dovrò arrampicarmi, presumo. Sì, funziona. Anche meno? Cioè, che scorcia è questa? È pazzesca. Ma ti arrampichi tu nel caso? Magari... Ah, vedete, una moneta l'abbiamo trovata. Ora di qui io che ci faccio? Che ci faccio qua su io esattamente? Cioè, siamo andati all'altro capo del mondo. Ma che me ne fa... Ah! Ah! No, guarda, dovresti... Allora, far muovere Mario in questi punti è tragico, vi giuro. È molto, molto tragico. Perché sto facendo questo? Perché almeno se li spostiamo tutti siamo a posto. Ok, stavolta ce l'ho fatta. Allora, monete blu. Monete blu. Monete blu in progress. Che è tanta roba. Quello giusto però è solo quello centrale. Ok, ma c'erano due monete blu nascoste in queste zone. E tra l'altro ce n'è... Cioè c'è un blocco dove non c'è niente, davvero? Io ho paura a scendere qui, ho veramente tanta paura. Ok, lasciati andare. Davvero qui non c'è niente? Sembra di no. Un po' strano. Ma ok, quindi devo passare nel centro. Non capisco bene dove... Allora, da qui anche no. No, la telecamera. No, Mario, il salto a parete. Ok, perfetto. Quindi, ora, siamo in una zona. Mettiamo un po' questa telecamera, magari capiamo meglio. Siamo in una zona che non c'entra un tubo dove rispetto a dove dobbiamo andare, in pratica. No! Ok, sono fregato. Si è aggrappato. Si è aggrappato. Mi dico Mario, non so dove sono, ma si è aggrappato. Zitti tutti. Zitti tutti, che non ho idea di dove siamo, ma siamo. E ho sentito un qualcosa di là. Fantastico. Fantastico. Tutto ciò è fantastico a dir poco. Ok. Quindi devo fare il salto a parete. Ah, abbiamo sbloccato la parte superiore. Ma è una scorcia per qualcosa oppure... Dove? Che è? Ma ci sono 27 finestre lì sotto. Ho capito dove siamo. Siamo tornati in vetta in pratica, ma... E quindi mi ha richiuso tutto? Ok, sono fregato. No. Che macello. Ma non è qui comunque che dobbiamo andare, Ale. Quindi smettila di fare ste cose e fai. Allora, prima di tutto un salto. Così almeno proviamo. Ci proviamo.
Grandi! Grandissima, che mi serve? Ha un tubo! Ma ci siamo! E quel pulsante? No! 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 Ok. Funzionato in qualche modo. Ci arrivo? Mi sembra di no. Non da qui, forse ci arrivavo di sopra. Ma siamo a questa zona e magari, magari, dico magari... Questa è una delle mie versioni, lo spruzzo plano. Come va? A me è malissimo. Il mio mestiere è affittare barchette, ma ora che la cascata è bloccata non c'è lavoro. Mi dispiace tantissimo per te, più che altro perché questo ce l'ho già. Quindi perché tu me ne stai dando un altro? Ce n'è qualcuno nascosto qui sotto? Sembra di no al momento, a meno che non ne abbiamo uno dietro lui. Just a moment, ragazzi, che ci proviamo. Moneta. E moneta. Quindi, no, ti fa riprendere energia senza... energia. Capitemi, ragazzi. Acqua. Senza fare come ho fatto io prima. È un buon modo per riprendere acqua, quello. Quindi, allora, niente, devo salire. Però non so come. Ci rivediamo di su. Lassù, anzi, di su. Ah, parla italiano, almeno quello. Allora, ho visto che ci sono qui quei due pulsanti che però da qui posso premere io in qualche modo, credo. Ok. Ho premuto quei due, non so se ho sbloccato qualcosa, ma almeno sono ritornato qua su in alto. Perfetto. Grandi così. Togliamo un po' di schifezze. Era sbloccata anche prima questa qui? Di zona? Tipo questa era già sbloccata anche prima? Ah sì, perché da qui io sono andato lassù in alto. Ok, allora io direi proprio di rifare tipo primo. Però stavolta ho abbastanza spruzzo per arrivarci, credo. Almeno qui ci siamo arrivati. Stavolta potrei arrivare anche là. Benissimo. E qui c'è un trampolino. Attenzione. Vai così. E ci siamo. Mamma mia, non ci credo ancora che siamo arrivati qua su in alto. Non ci sto credendo, ragazzi. Voi mi direte, nemmeno noi. Ecco. Capite allora che cosa sto provando. Secondo me lassù non ci si arriva. Forse devo scorciare. No, ma di là c'eravamo già stati, quindi no. Devo per forza andare lassù in alto. Allora. Mettiamoci così. Poi in questo modo. Mario, ti prego. Ok, ha collaborato. Vai! Grande Mario, perfetto. Guardate un po' chi abbiamo qui. Ah, lo spruzzo razzo. E questo, oh, ora sì che ci intendiamo, che ci capiamo, caro Mario. Ma tipo, io, allora, tipo, prima di tutto qui ci sono delle monete da prendere. Con una... Non c'è. Cioè, davvero? Aspetta. Dovrebbe bastare. Ok, perfetto. Mi è arrivato proprio un pelo dalla moneta blu, ho detto, ma anche no. Quindi... Avendo questo adesso, io posso fare tante cose. Ma non ho più la planata. Vabbè, io provo a fare un salto. E lungo. Bellissimo. Grandi. Grandissimi in questa maniera. Ah, mamma mia, ragazzi. Ma guardate voi. Vigliacco schifoso che non si... Altro che era quell'affare. Fantastico. Cavoli, se è difficile. Ma poi dov'era lo spruzzo... Vabbè, lo spruzzo razzo. Tu sei Mario, vero? Quel vecchio laggiù è il mio maestro. Sei Sirio allora tu. Ah ah, voglio dire, mio nonno. Il tappo è più avanti. Ah, fa attenzione allo strano tipo che troverai lassù. Se ti avvicini inizierà a lanciarti delle bombe. Prendi questa pedana elastica, ti servirà. Rimpiccioliscila con una spruzzata e portala con te. Eh? Ah, ma questa è una figata pazzesca. Va bene, ci proviamo a fare una cosetta, eh. Allora,
No, dovrei... Ah, non posso... Ma che me ne faccio io? Ma non me ne faccio niente. Cioè, la porto con me per dove? Per quale oscura ragione dovrei portarla con me quando posso fare così? Aspettate, non capisco il senso di questa pedana. Credo che arriverà il senso di questa pedana, ma al momento non lo capisco. Intanto lassù c'è una one up. Giuro che non capisco il senso della pedana. Sono scemo io sicuramente. E ok. Ma continuo a non capire il senso della pedana. Ok. Perfetto. Vai. Forse ho capito il senso della pedana. Ci arrivo di qui? Ma sì. Allora non ho capito. Non capisco. Non riesco proprio a concepire perché io dovrei portarmi in giro una pedana quando ho lo spruzzo razzo. Forse se non hai lo spruzzo razzo, quindi c'è un'altra strada che io non ho fatto per arrivare lassù in alto. Magari è una cosa alternativa. Beh, è interessante il tutto, ma dove siamo finiti? Anche meno? Ok. Aggressivissima la tizia. Io non so ancora come, ma abbiamo fatto questo livello. L'importante è che l'abbiamo fatto. Siamo passati da strade non alternative di più. Abbiamo fatto cose non alternative di più. Ma l'abbiamo fatta. L'importante è questo. È molto, molto soddisfacente tutto ciò. Quindi, per questo episodio di Super Mario Sunshine, direi che ci possiamo salutare qui. Io vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social, ovviamente, se vi va, se vi fa piacere, di donare. Se volete supportare il canale, trovate il link in descrizione, comunque, per tutto quanto. Vi ricordo anche che sono su Twitch, quindi se vi va trovate il link appunto del mio canale Twitch, sempre dove? In descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Un saluto ancora da Axios00 e alla prossima!